È di almeno 61 morti e oltre 300 feriti il bilancio del terremoto che giovedì ha fatto tremare il Messico e una parte della Centro America. Era dal 1932 che nel paese non si verificava un sisma di queste proporzioni. Il presidente Enrique Peña Nieto ha visitato le zone devastate, tra queste la più colpita, Uchitán, nello stato di Oaxaca, dove sono stati decretati 3 giorni di lutto nazionale. Questa è la zona, ha detto il Presidente, dove c'è stato il più alto numero di morti, almeno 36. Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle vittime in queste ore di dolore. L'epicentro del sisma è stato registrato a 165 chilometri da Tapachula, al largo delle coste dello stato del Chiapas. Molte le località del sud del paese ridotte a cumuli di macerie per effetto del terremoto di magnitudo 8.2 gradi sulla scala Richter. Diverse città, tra cui Tabasco e la capitale, sono rimaste senza elettricità. 65 le scosse di assestamento nelle zone colpite, che nelle prossime ore potrebbero aumentare di intensità sia nel centro che nel sud-est del paese.